Semmai. Su YouTube il video, sì, ma se vuoi poi no, se lo vuoi uno per te te lo mando, non c'è niente. Siccome problema. Non ho imparato come si fa da YouTube a portarlo sul computer. Non lo so nemmeno io. Devi copiare il link. È una procedura un po' complicata, sì. Non è tanto semplice. Perché non te lo fanno copiare, non te lo fanno spostare. C'è il sistema. Sì, c'è, però non lo conosco. Devi mettere un programma. Chiamare un programma che in genere c'è. Dicono. No, costantemente. Ce l'ho fatta anche già a me fino a sera scritta. Thank you.
ma io non voglio che mi riprenda. Non mi riprenda, per piacere. È buio, non si vede. No, c'è un ristorante ora. Ah, certo, ci si mangia anche molto bene. Oddio, sto qui che registra. Thank you.
Diciamo una lettera che ha mandato l'arcivescovo di Lucca, titolo Castellani, tutti i partecipanti di questa fiaccolata ricordo di Daniela e Valerio. Carissimi, ci sono circostanze in cui, anche se la storia e le vicende non hanno mai permesso un incontro, non è possibile far finta di niente. La responsabilità per la comunità della Chiesa di Lucca, ma soprattutto la paternità ed il sostegno che sono chiamato ad esercitare, mi spingono a farmi presente. Ringrazio gli organizzatori di questa fiaccolata, in ricordo di Daniela Bertoneri e Valerio Catelani. Li ringrazio innanzitutto per questo momento di ricordo e di interiorità, poi per aver pensato anche a un momento di spiritualità e di preghiera. Purtroppo in questi giorni sono fuori Lucca e non posso essere fisicamente a Sant'Iliario e Brancoli, ma affido a queste righe la mia partecipazione e la mia preghiera nella speranza della vostra comprensione. Ricordo ancora molto bene l'incidente dello scorso anno e come ne rimanessi profondamente impressionato, sia per la dinamica sia per le due vittime, fossero una coppia non solo nello sport ma anche nella vita. Ma cosa può dire il Vescovo in un momento come questo? In questo tempo di ricordo desidero essere partecipe del dolore per la perdita di Daniele e Valerio e in qualche modo esprimere la mia vicinanza a voi, ai familiari, agli amici, a coloro che, appassionati di uno sport come il rally, si ritrovano sulle strade della brancoleria per meditare e riflettere sui grandi valori della vita. Come cristiani che credono che Cristo è risorto, invito tutti noi, anche se i nostri occhi possono e debbono essere velati dalle lacrime, a non cadere nella disperazione, ma a confermarci gli uni gli altri nella beata speranza, che non siamo nati per morire, ma per vivere in Dio accanto al Signore risorto. Nel Vangelo di Giovanni Gesù dice: «Chi crede in me non morirà». Personalmente sono certo, perché conosco bene il cuore dei giovani, che Daniela e Valerio si sono incontrati con questa promessa di Gesù: «Io sono il risorto, chi crede in me non muore». Noi crediamo che tu sei il Signore della vita e che la vita di Daniela e Valerio, anche se la loro storia si è conclusa, continua in te. In questa parola di speranza e consolazione che desidero affidare a voi in questa serata di interiorità e ricordo, l'eterno riposo dona a Daniela e Valerio, Signore, e splenda ad essi la luce del tuo volto e riposino nella tua pace. Amen. Amen. In unità di preghiera, mentre vi saluto e nuovamente vi ringrazio, vi benedico nel nome del Signore, Arcivescovo Italo Castellani. Lucca, 18 luglio 2013. Penso che non ci sia niente da aggiungere, che tutti quanti, se siamo qui, vuol dire che questi due ragazzi c'erano vicini, ancora non ci capacitiamo di quello che sia successo. Sono sempre nei nostri cuori. Penso che comunque tantissima altra gente che non è presente qui abbia sempre in mente questi due ragazzi che non sono più con noi, ma che ci seguono e che ci seguiranno sia per quanto riguarda la loro passione, i rally è la nostra passione, ma anche per la vita di tutti i giorni. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimettiamo i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, sei benedetta fra le donne. Benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Grazie.